Prendo la parola, mi ero buttato giù due idee. In realtà, a seguito di alcuni interventi, mi preme chiarire quella che è una premessa, perché sembra che la rappresentanza del mio gruppo sia quella che sostanzialmente non tiene minimamente in nessun conto l'importanza e gli interessi degli italiani attualmente residenti all'estero. Ebbene, io questa cosa la voglio smentire. Perché a dispetto di chi parla di miopia su questo argomento, voglio ricordare, e me lo ricordo io stesso, che ho parte della mia famiglia che è residente all'estero, che vive quella situazione e lo vive in prima persona esattamente dall'altra parte del mondo. E so esattamente che cosa vuol dire far parte di una comunità importante che vuole mantenere le proprie radici con la propria nazione, la propria appartenenza. Quella di essere in Italia, italiani, di essere lombardi, di essere piemontesi, di essere emiliano, di essere siciliano, di tutte quelle che sono le nostre regioni della penisola. Ebbene, oggi discutiamo però di un'altra cosa. Si chiede di istituire con questa mozione un comitato che si occupi delle problematiche degli italiani residenti all'estero. Parliamo di un'altra cosa, parliamo di un organo che dovrebbe preoccuparsi di seguire queste problematiche, ma abbiamo appena sentito che proprio dal Vice Ministro che queste problematiche vengono seguite ed è interesse, c'è un impegno formale qui in questa sede, ricordiamoci che siamo al Senato, e ha appena detto che la problematica degli italiani all'estero non è una problematica di secondo piano. Questa cosa secondo me è molto importante, però molti probabilmente non la vogliono sentire, vogliono semplicemente buttare una polemica là dove non c'è proprio nulla. Io come membro di appartengo alla Commissione Affari Esteri e Emigrazione, perché ci dimentichiamo che c'è quello anche nella dicitura, emigrazione. Abbiamo recentemente approvato un'indagine conoscitiva in commissione plenaria. Vuol dire che la Commissione degli Affari Esteri ed Emigrazione si occuperà di queste problematiche. La collega Garavini poc'anzi ricordava che a dispetto dei 4 milioni iscritti all'AIRE del 2008, oggi sono poco sotto i 6 milioni. Bene, evidentemente se il fenomeno si è, come dire, accresciuto in questo modo, bisogna anche modificare gli strumenti con cui andiamo ad approcciare questo problema. E noi riteniamo che l'indagine conoscitiva che appunto abbiamo recentemente approvato in Commissione e approvata dalla Presidenza del Senato sia uno strumento a maglie ben più larghe di quello di un comitato, che avrebbe la sua dignità, assolutamente. Però noi vogliamo approcciarci al problema in maniera diversa questa volta. Alla Camera giustamente è stato ricordato c'è un comitato, benissimo. Al Senato vogliamo provare a capire se lo strumento che precedentemente era corretto probabilmente oggi non lo è più, ma perché è cambiato il fenomeno. E questo non vuol dire tenere in secondo piano gli interessi degli italiani all'estero, perché io continuo a sentire questa cosa e io la ritengo profondamente ingiusta, perché abbiamo comunque dei gruppi parlamentari che si sono impegnati nelle apposite sedi per tenere in debito conto questa situazione. Quindi io credo che, a prescindere da quelle che sono le polemiche, perché non voglio affrontarle, perché io credo che chi risiede all'estero e che comunque voglia mantenere un saldo legame con la madre patria, non meriti polemiche, ma meriti essenzialmente degli interventi concreti. Quegli interventi che venivano auspicati, e su questo sono d'accordo, mantenere il collegamento, mantenere proficuità rispetto a questo rapporto, l'import-export, i rapporti economici, sono assolutamente d'accordo, sono costantemente in contatto con molte realtà e io questa cosa qua la sottoscrivo, ma non credo che mettere sullo stesso piano problematiche di italiano all'estero e l'istituzione di un comitato sia una questione così dirimente, proprio perché l'impegno del governo, l'impegno del Parlamento rimane fermo su questa problematica, sulla situazione degli italiani all'estero. Io credo che questo sia fondamentale. L'interesse del Paese, poc'anzi si ricordava
che è interesse del Paese che la costituzione del Comitato. Riassumo ovviamente. Io credo che interesse del Paese sia quella di mantenere una propria identità, mantenere il collegamento rispetto a coloro che vogliono mantenere il collegamento col proprio Paese natio. Il Comitato semplicemente sarebbe uno strumento, ma come dicevo prima, probabilmente è ora di cambiare, probabilmente è ora di sperimentare altri strumenti. E non accetto nemmeno, lo dico in totale rispetto delle posizioni avverse, che questo venga considerato come uno spartiacque tra chi ha interesse a mantenere, a tutelare gli italiani all'estero e chi invece non gliene frega niente. Io questo non lo ritengo corretto, non lo ritengo accettabile e non lo condivido. Ed è per questo, non voglio dilungarmi oltre, ma perché ritengo che la problematica degli italiani all'estero non sia oggi in discussione, perché quello è un fondamento comunque sia dell'azione di governo, ripeto, come dicevo prima, ce l'ha ribadito il sottosegretario. Non vuol dire andare contro, dire no a una costituzione di un comitato. Anzi, è uno sprone per noi, perché vuol dire coinvolgere tutta la Commissione degli Affari Esteri ed Emigrazione a lavorare meglio, a lavorare più alacremente, a mantenere contatti più profondi, che molto spesso rischiano di rimanere relegati solo a un comitato. Invece noi vogliamo andare oltre. Ecco, io invito chi non è d'accordo con noi su questo punto a leggerla da questo punto di vista, perché questo è l'unico punto di vista che ci pone alla base del fatto che noi non riteniamo attualmente di sostenere la costituzione del comitato. Niente di più e niente di meno. Ogni lettura ulteriore, per quanto ci riguarda, è una lettura semplicemente collegata alla polemica politica e che non ci riguarda. Grazie.